tutto ciò che non volete. Già, perché quando ci sono grandi interessi, ecco che vediamo emergere il grande partito unico delle larghe intese, che ancora sopravvive nonostante le supercazzole mediatiche di Renzi. Mi viene in mente il caso del porto fantasma di Molfetta, dove vediamo la cooperativa rossa CMC, la conoscete bene, vero? E di un ministro Lupi, ma posso ancora nominarli ministri, non è che nel frattempo si è dimesso, c'è ancora. A un minuto, onorevole Della Valle, concluda. Dopo Fassina chi e qualcun altro, magari nel frattempo. Interrogato dal sottoscritto in un question time che si dice sereno, rispetto ai gravissimi capi di imputazione per un'impresa che lavora nel pubblico, la CMC è sempre la vostra amica. In questi giorni pensavo a questo momento, come può il governo non approvare un simile ordine del giorno? Ha forse qualcosa da nascondere? Beh, cerco di fare l'illuso, sicuramente sarà tutto a posto, come mi ricordava il ministro Lupi, sempre se ancora in carica. Ma allora approviamo quest'ordine del giorno e dei conseguenti atti governativi per dare delle garanzie. Fatelo e il Movimento 5 Stelle sarà con voi a tutela dei cittadini. Non mi fermo qui e non mi limito ciò al decreto che stiamo facendo finta di esaminare, perché lo sappiamo tutti, ormai i giochi sono fatti. Diamo trasparenza a ogni atto pubblico, diamo un reale segnale di cambiamento agli italiani. Lo chiedo al governo, andate oltre, prendendo l'esempio da qualcuno in quest'aula. Grazie. Grazie. È scritta a parlare la deputata Ciprini sull'ordine del giorno 144. Grazie Presidente. Con questo provvedimento il governo saccheggia 7 miliardi e mezzo delle riserve della Banca Centrale, soldi di noi cittadini, e li regala a banche e assicurazioni private. Inoltre si vuole consegnare la Banca d'Italia nelle mani delle banche straniere. Un altro colpo alla nostra sovranità economica. Con questo provvedimento abbiamo di nuovo smascherato il vostro modo di fare. A questa porcata della banca ci avete appiccicato l'IMU, ovvero avete abbinato una cosa negativa e una positiva, socialmente desiderabile, per indurre al voto favorevole sull'intero provvedimento e per poter dire che il Movimento 5 Stelle vuol far pagare l'IMU agli italiani. Ciò corrisponde al falso, siete quindi dei bugiardi. Il governo pensa a privatizzare la Banca d'Italia invece che seguire l'esempio francese. La Francia ha infatti varato una banca pubblica di investimento per le piccole e medie imprese per rilanciare la produzione, l'occupazione e la crescita del proprio paese. In Italia si vuole invece che le banche siano imprese private che difficilmente erogano prestiti se non dietro a stringenti garanzie e che forniscono servizi a pagamento. Ogni transazione come un bonifico equivale a una trasmissione di dati. Più si informatizzano i servizi, più il cittadino paga. Una volta le banche avevano bisogno di grandi casseforti per custodire banconote e lingotti d'oro, oggi invece di semplici PC con programmi di bilancio e protezione dei dati. La banca invece dovrebbe essere pubblica e dovrebbe essere al servizio dei cittadini, senza finanza e senza speculazioni. E l'unico utile che dovrebbe perseguire è l'interesse comune. La banca dovrebbe prestare e riscuotere a tassi, condizioni e fini etici. Eppure il servizio di deposito bancario è antichissimo. Nell'antica Roma esistevano gli argentari, che operavano su un banco di legno, da qui è nato il termine banca, sul quale era appoggiato il sacco con le monete e il registro dei clienti. Nella malaugurata ipotesi che l'argentario non riuscisse a tener fede ai suoi impegni, il suo banco veniva sfasciato dai miliziani a colpi d'ascia perché non potesse più esercitare. Da qui è nato il termine bancarotta. Quante banche dovremmo allora sfasciare, dato che non esiste più una corrispondenza tra valore reale della moneta e valore nominale, dato che a garanzia del valore reale della moneta non vi è più nulla, niente oro, niente ricchezza. Quindi l'attuale sistema bancario è un'enorme truffa fondata sul nulla. È un enorme mercato del debito dove tutti comprano il debito di tutti, senza più corrispondenza con l'economia reale. Almeno una volta la moneta aveva un valore di per sé, in quanto era fatta da metalli preziosi come l'oro e l'argento. Oggi invece solo da volgari leghe. Ma torniamo nello specifico all'ODG.
Il decreto legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e infine una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia. L'articolo 3 del decreto legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali. Con questo DG vogliamo impegnare il Governo ad adottare le iniziative legislative affinché il rilascio della sanatoria sia subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo speciale aggiuntivo determinato con legge regionale. Grazie. Non essendoci altre richieste di intervento per illustrare gli ordini